cominciare ugualmente, anche se manca il professor Varni, che direi è quello che per il libro ha fatto più di tutti, ma speriamo che arrivi. D'altra parte ha detto che arrivava e quindi non si sente. E qui intanto saluto voi tutti e un cordiale saluto proprio da parte dell'Accademia che vi ospita in questa prestigiosa sala. Un saluto particolare voglio rivolgere al Sindaco, al Presidente della Banca di Cooperativa di Romagna Est, agli altri illustri studiosi che oltre a Varni hanno curato il libro, in particolare la professoressa Luisa Altieri Biagi, che è qui alla mia sinistra, al professor Giancarlo Sosini, che tutti conosciamo, al professor Varni in spirito perché non c'è, ma appunto glielo faremo poi dopo, e al professor Giancarlo Donati. Io sono a questo posto unicamente perché mi diceva il presidente della casa, della banca cooperativa, che sono il padrone di casa. Ammettiamo che sia il padrone di casa, ma la presidenza spettava al presidente, come perché è la cassa, la vecchia cassa rurale, oggi la banca di credito cooperativo di Romagna Est, che è risultata dalla fusione di Sevignano e Bellaria, aspettava al presidente, a mio giudizio, presiedere questa riunione perché si deve al suo ente la pubblicazione di questo magnifico libro. Io l'ho avuto da pochi minuti, gli ho dato soltanto una scorcia, ma veramente questo è un libro fondamentale per la storia di Sevignano, perché noi avevamo avuto tante volte occasione, anche l'ultima volta proprio in questa Accademia abbiamo presentato il libro del professor Giancarlo Donati, ma erano tutti libri e saggi che riguardavano un segmento della storia di Sevignano. Credo che l'unica storia di Sevignano completa dalle origini fino ad oggi sia questa, e credo che migliore monumento alla cultura di Sevignano la Cassa non poteva fare. Di questo siamo veramente grati al suo presidente, alla banca, che fra l'altro è così già benemerita per la città di Sevignano, per tutti gli interventi di carattere culturale che ha già fatto, andando prima al ponte sul Rubicone, dove è stato oggi messo un simbolo che sta a testimoniare, diciamo, che quello è il vero Rubicone. Passando abbiamo visto la chiesa che si chiama del Suffragio e ho visto un magnifico restauro di cui mi sono complimentato col Presidente, perché veramente questo fa onore a uomini come lui, che hanno questa sensibilità di essere vicini alla cultura, perché la cultura, a mio giudizio, è il primo passo per il miglioramento dei cittadini che vivono in questa città. Città che fra l'altro, come voi tutti sapete, ha così tante illustre tradizioni, lo ricordo ancora, questa Atene della Romagna, come veniva definita nel Settecento, anche oggi mantiene onore e fama a quello che è stato il suo passato. Io ho detto tutto, il ringraziamento l'ho già fatto, faccio anche voi di nuovo un ringraziamento, perché la vostra presenza così numerosa da testimoniare anche l'attenzione che si ha a questi fatti culturali, e che non è poco. Siccome devo presiedere, adesso do la parola prima di tutto al Sindaco, perché mi sembra che oggi, non essendo potuto essere presente per altri impegni, ha delegato l'attivissimo Assessore alla Cultura, al quale voglio rivolgere anche a lui un pubblico elogio, perché avendo avuto in questi ultimi anni occasione di conoscerlo, ho visto operare un giovane, ci tengo a sottolineare questo fatto anagrafico, che è giovane, un giovane ma però molto ma molto entusiasta, e credo che questo per Sevignano sia una vera fortuna. La parola all'assessore alla cultura di Sevignano. Io ringrazio il presidente Cappelli per i pubblici complimenti e elogi, mi fanno comunque sempre molto molto piacere.
abbiamo avuto modo di iniziare a relazionarci da almeno 2 anni per diverse, con rispetto a diverse vicende. Chiedo scusa. Sono abituato a sentirmi chiamare sindaco, comunque è giustamente la formalità del caso, non me ne voglia Gridelli se sente questa registrazione. Direi che la pubblicazione è prodotta e è sostenuta direttamente, è arrivato il professor Varni, aspettiamo un attimo. Salutato e ringraziato, ma appunto l'applauso l'abbiamo ricevuto per quanto è più che meritato. Sì, stavo dicendo che a mio parere questa pubblicazione, Un castello di Romagna, cade in un momento particolarmente favorevole per tutta la città di Savignano. Particolarmente favorevole perché nell'arco degli ultimi mesi e anche per quanto riguarda in via di prospettiva anche per i mesi successivi la nostra città e il nostro centro storico in particolare sta subendo un processo di ristrutturazione, tutta una serie di interventi di ristrutturazione molto, molto importanti. A partire dagli interventi sull'arredo urbano terminati pochissime settimane fa, qualcuno di voi avrà avuto occasione di notare, qualcun altro ne è stato informato, comunque di fatto il nostro comune, la nostra amministrazione sta portando a termine il restauro della vecchia pescheria, ci accingiamo a programmare l'inaugurazione e la riapertura dell'importante museo archeologico del Compito. È di pochi giorni fa la terza firma importante del vescovo della curia vescovina appunto di Rimini che chiude questo che chiude questa vicenda e questa programmazione che aveva preso il via già da almeno 2 anni, per cui entro il 98 i lavori sono già terminati di ristrutturazione del locale. Entro il 98, insieme alla soprintendenza ai beni archeologici, la città di Savignano riavrà aperto in una sede dignitosa il proprio lo storico museo archeologico del Compito. Sarà ancora questione di poche settimane, poi prenderanno al via i lavori di ristrutturazione del vecchio Monte di Pietà. Ecco, per tutta questa serie di considerazioni io dicevo che la pubblicazione cade in un periodo particolarmente favorevole, perché se da una parte occorre certamente programmare, occorre anche crederci, e programmare una serie di interventi per il recupero dei tratti storici ancora evidenti della nostra città, dall'altra parte risulta assolutamente determinante e importante documentare questi aspetti, sia sotto il punto di vista documentario delle immagini, ma anche per quanto riguarda l'aspetto storico culturale di queste strutture. Il libro Castello di Romagna riprende un arco molto, molto ampio della storia della nostra città. È una documentazione che è una pubblicazione che mancava, al nostro comune, che probabilmente il comune da solo non sarebbe riuscito a pubblicare, non avrebbe potuto pubblicarlo. Di qualche giorno fa ancora è la pubblicazione meno prestigiosa, diciamo, pur significativa, di un altro volume che
riporta una tesi di laurea significativa perché, perché parla e propone appunto la ristrutturazione del ponte consolare sul Rubicone. Noi pochi minuti fa abbiamo scoperto una targa, no, che riporta una parte della tavola peutingeriana, e l'intento della nostra amministrazione già dal prossimo anno, già dal 1998, è quello di pubblicare un bando per la ristrutturazione del ponte consolare. Questo è quello che può fare un'amministrazione. Noi non sappiamo e non sapremo come sarà questo intervento di ristrutturazione. E chiaramente dovremo discutere e programmare questo importante intervento con le soprintendenze competenti. Tutti questi cenni non chiaramente preparati per dire che è un momento particolarmente favorevole e felice per la nostra città e per quanto riguarda l'attività storico-culturale della nostra città. Credo che, come tutti gli interventi importanti, solleverà questa pubblicazione un acceso dibattito, no? Questo è anche favorevole, perché comunque tende una pubblicazione a sollecitare e deve comunque sollecitare un dibattito rispetto alla nostra città. Penso che ci saranno anche altre occasioni per rendere merito a Romagna Est di questo importante intervento. Non è certamente l'ultimo, nemmeno l'unico intervento che Romagna Est ha dedicato alla nostra città, e di questo ne siamo consapevoli. Poco fa, mentre ci stavamo dirigendo al ponte consolare, no, abbiamo guardato un po' sconsolati i resti, no, di una curiosa chiesetta, no? Se dalle pubblicazioni, Presidente, sul prossimo intervento intendiamo orientarci a qualcosa di strutturale, penso che nel corso degli anni, insomma, tutta la città potrà essere ancora più felice di questo connubio fra città e Romagna Est. Io non entro ovviamente nel merito della pubblicazione, perché non è mia competenza, non mi spetta, non sono soprattutto una figura autorevole come chi siede al tavolo. Volevo solo chiudere ringraziando veramente, sinceramente, a nome di tutta la città di Savignano, Romagna Est, per l'intervento che ha voluto e saputo portare a termine nei tempi più favorevoli per tutto il nostro comune. Grazie. Ringrazio l'assessore per le cose che ha detto e anche per la provocazione che ha fatto al Presidente. Non gli ha fatto firmare una cambiale, ma ci manca poco, insomma. Quindi credo che i presidenti delle banche le cambiali le pagano anche, insomma. Non lo so, i tempi cambiano. Però prima di dare la parola al nostro simpaticissimo Presidente, l'agente Duilio Casadei, io voglio anche ringraziare l'editore Pattini, perché veramente sono stati straordinari gli autori di questo libro, ma un sincero complimento va fatto anche all'editore Pattini, che mantiene alte le tradizioni di una tipografia che ha sempre fatto loro la Romagna. Di nuovo grazie. Adesso diamo la parola al Presidente Casadei. Io ringrazio il senatore Cappelli, per, come presidente dell'Accademia, per averci accolto in così prestigiosa sede. Ringrazio tutti voi per essere intervenuti così numerosi a questa presentazione di questo libro, che ha richiesto un lungo travaglio, ma mi sembra abbia avuto anche una buona e abbia anche un buon battesimo. Le casse rurali ed artigiani, oggi banche di credito cooperative, nate in maggioranza agli inizi di questo secolo per combattere la miseria e l'usura e per aiutare in modo particolare le categorie più povere delle nostre campagne e dei nostri paesi, hanno sempre avuto come principi fondamentali
il miglioramento delle condizioni morali, sociali e culturali dei propri soci e dei propri appartenenti alle comunità locali. Lo sforzo di rimanere fedeli a così importanti principi fu fatto proprio anche dalla Cassa Rurale di Interparrocchiale di Prestiti di Santa Lucia e Castelvecchio, poi trasformatesi in Cassa Rurale di Cassa Rurale Artigiana di Savignano e Surubicone, nata nel marzo del 1904 e fondata da 11 savignanesi. Tale principio è stato costante nel tempo e ribadito anche dall'articolo 18 del vigente statuto della Romagna Est, banca di credito cooperativo, nata dalla fusione, da poco più di due anni, dalla fusione delle ex casse rurali di Savignano sul Rubicone, Bellaria e Igemari, fusione voluta dai soci per vincere la sfida sul futuro, ma come almeno si ripete da più parti, non vi è futuro se non si conoscono le proprie origini e non si conosce la propria storia. Questo volume, voluto dall'ex banca di credito cooperativo di Savignano e realizzato dalla Romagna Est, si prefigge lo scopo di assolvere questo compito e va a colmare una lacuna che la sua pur copiosa e prestigiosa produzione letteraria di illustri savignanesi nel corso degli ultimi secoli non ha mai colmato. Ci auguriamo che esso rappresenti un punto di congiunzione dei numerosi e sparsi interventi, come aveva detto prima il dottor Cappelli, prodotti nel tempo sull'origine di Savignano, e costituisca, grazie al suo sapiente e prestigiosa collaborazione di illustri studiosi, un elevato contributo di ricerca, studio e approfondimento. Crediamo con quest'opera di aver reso un servizio alla città di Savignano e ai suoi abitanti. Abbiamo anche, come ha detto prima il presidente dell'Accademia, ha ribadito anche il sindaco, scoperto una targa sul ponte del Rubicone a ricordare anche questo giorno. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di quest'opera, dal professor Angelo Varni, che è coordinatore, al professor Giancarlo Susini, Luigi Varani, Roberta Budriesi, Pierpaolo Bonaccini, Oreste De Lucca, Pier Giovanni Fabbri, Giancarlo Donati, Angelo Donati e Alessandro Luparini. Un grazie particolare al dottor Giancarlo Donati, che ha seguito passo passo la nascita di questo volume. Ringraziamo anche, come Romagna Est, il Comune di Savignano e l'Accademia dei Filopadri per la collaborazione dimostrata nei confronti dei ricercatori. Dedichiamo quest'opera ai nostri fondatori e a tutti quei soci che ci hanno preceduto, che con intelligenza, sacrificio e capacità hanno permesso di raggiungere questo traguardo. Chiudo qua. Io. Allora la parola al Presidente. Ringrazio anche il Presidente per quanto detto e soprattutto per quanto fa sperare per il futuro. Perché adesso io darei la parola alla professoressa Luisa Altieri Biagi, illustre docente all'Università di Bologna, la quale ci ha onorato dalla sua presenza. Mi ha detto che è la prima volta che viene qui nell'Accademia e mi ha fatto anche capire che ha ammirato questo monumento della cultura di Savignano. Speriamo di averlo ancora resto fra noi ospite, e adesso le diamo volentieri la parola. Sì, la sì. Sono così piccola, non mi sapete. Ma è lo stesso, la vediamo ugualmente. Sì, è una questione di visibilità, preferisco stare in piedi. Così si sente? Sì. Non è la prima volta che mi viene affidato da colleghi storici la presentazione di un libro di storia. E non è la prima volta che mi chiedo perché
tocchi a me questo onore, che è anche un onere, visto che non sono una storica. Sì, sono una storica in un certo senso, ma una storica della lingua, quindi una profana rispetto all'argomento di questo libro. E la risposta questa volta me la dà la presentazione di Duilio Casadei, presidente, perché mi spiega che fine della banca che ha patrocinato questa impresa è quello di migliorare la condizione morale e materiale, un vecchio assunto dell'istituzione, della comunità di Savignano. E allora, se c'è questo scopo di miglioramento della comunità, evidentemente il libro deve avere un alto indice di leggibilità. E allora probabilmente farlo leggere a un'estranea, a una profana, a un buon lettore naturalmente, ci vuole un lettore esercitato, è evidentemente come usare una cartina di tornasole. Se piace a lui, se lo capisce lui, vuol dire che lo possono capire molti altri, non soltanto coloro che hanno gli strumenti per potersi dire storici. E allora la mia funzione è proprio quella di parlare da una parte dell'alto livello scientifico dell'opera e da quell'altra della sua accessibilità, cioè della capacità che coloro che hanno composto quest'opera, alcuni dei quali, io dico alcuni dei quali perché altri sono giovani, quindi hanno tempo di diventarlo, alcuni dei quali sono dei grandi maestri della Facoltà di Lettere di Bologna, sono riusciti questi colleghi a scrivere qualche cosa che non viene incontro all'idea del libro Strenna, cioè che ha valore scientifico alto e al tempo stesso con un rispetto del pubblico che dovrà leggere questo libro, che fa pensare a una disponibilità non solo discorsiva ma anche narrativa. E del resto nelle tradizioni della nostra scienza, basterebbe pensare a Galileo, il massimo di originalità e di altezza speculativa con il massimo di limpidezza, di chiarezza e di eleganza linguistica. Prima ho parlato di condiscendenza narrativa, io sono un linguista, rimango un linguista anche se presento il libro di storia, dopo passerà la parola a uno storico vero, al professor Susini. Io, lettore, come ho detto prima, mi sono riservata questa caratteristica di esercitato, ho parlato di una vena narrativa e vi vorrei spiegare che cosa intendo per vena narrativa, cominciando con la presentazione del professor Varni, che essendo arrivato in ritardo avrà, diciamo così, il piacere di essere invece arrivato in tempo per sentire questo commento di un testo, non dal punto di vista storico, ma da quello linguistico. Quindi una vena narrativa che si esprime così. Comincio a leggere e prego gli ascoltatori di lasciarsi andare proprio al ritmo, alla sonorità del brano, accettando, se a loro viene, anche qualche associazione, qualche assonanza. Non arriverò poi a far alzare le mani per vedere se questa assonanza è stata colta, non arriverò a questo, però svelerò io a che cosa mi ha fatto pensare questo inizio di brano. Là dove la pianura si infrange a contatto con i primi dolcissimi contrafforti dell'Appennino, si scompone nelle incerte configurazioni di suoli rimaneggiati da imprevedibili e tumultuosi corsi d'acqua, si propone in un instabile intreccio tra i consueti orizzonti terragni e lo sfolgorante aprirsi di indecifrabili panorami marini, in quel lembo estremo di Padania, dunque, delimitato da Savio e Marecchia, appare difficile disegnare un'immagine storica dei luoghi e delle comunità che non risenta della continua ricerca compiutasi in quegli ambienti verso la definizione della loro fisionomia, con connotati incessantemente rimodellati proprio dalla fluidità degli elementi costitutivi, in equilibrio tra pianura e collina, tra terra e acqua, tra costruzioni provocate dal lavorio della natura, interventi dell'uomo per subordinarle alle proprie esigenze, fra confini ambientali antropici mai fissati con sicura stabilità, quasi esemplificati dalla millenaria mobilità dell'estrema linea di separazione della terra con il mare, affidata ad una fascia costiera animata
da perenni meccanismi dinamici di dilatazione e di concentrazione. Io non vi chiederò a che cosa pensate, io personalmente ho pensato all'ampiezza descrittiva e iniziale, vedo che lei scuote la testa, sarei fortemente tentata di chiedere, ma non lo farò. A me è venuto in mente di quella pagina, che è un Vangelo per il linguista, di quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene interrotte di monti, tutto a sene, a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, viene quasi a un tratto e basta, vi faccio grazia di tutto il resto. C'è, diciamo, da parte dello storico, non so fino a che punto di consapevolezza, magari era consapevolissimo, ha pensato a Manzoni, o forse scrive così Varni, non lo so, comunque a me lettrice dà questa sensazione di apertura manzoniana, con però una correzione decisa del brano di Manzoni, che mentre Manzoni dà subito il verbo, no? Spiega subito di che cosa si tratta, lo storico e quindi lo scienziato ha un andamento del discorso che io chiamo a piramide rovesciata, cioè da principio tutte le secondarie, fate appello alle vostre conoscenze di grammatica elementare, smetto subito però, non crediate che vada avanti in questo modo, e che poi questo discorso si assottiglia fin tanto arrivare a una specie di vertice, e che è tipico dello scienziato, per esempio, di Galileo, per incatenare l'attenzione del lettore. Cioè, un affoltimento di informazioni che però non sono ancora l'affermazione centrale e quindi non ci si può distrarre fin tanto che non si è arrivati in fondo. Io chiamo questo piramide rovesciata perché è una struttura tipica della scrittura scientifica. Ripercorriamolo, là dove la pianura si infrange, eccetera, eccetera, uno. Poi, là dove la natura si scompone nelle incerte configurazioni, là dove la natura si propone, eccetera, eccetera, poi la ripresa, in quel lembo estremo di Padania, dunque, eccetera, eccetera, succedono certe cose. Vedete che cosa vuol dire questa struttura a forma piramidale. Ho esemplificato questa vena narrativa che corre il libro, soprattutto, diciamo, negli interventi di coloro che sono più tranquilli, che sono così consapevoli di se stessi, professor Susini, da scrivere come viene senza bloccarsi nell'impermeabilità della sintassi studiata di tipo tecnicismo, di tipo tecnico, e nella terminologia specialistica. Quando si vede questo, quando c'è altezza di indagine e al tempo stesso semplicità di lingua, questo è il segno inconfondibile di un maestro. Una vibrazione di tipo narrativo e d'altra parte anche un tentativo di coinvolgimento del lettore. Questo lo dimostrerò, invece lo esemplificherò con il primo capitolo, quello del professor Luigi Varani. Incomincia: della situazione ambientale del territorio di Savignano si ha una visione d'insieme dalle collinette, eccetera, eccetera, si ha. Nel linguaggio impassibile della scienza non si usano, e qui l'autore, sì, vorrei sapere come reagisce, ad ogni modo, diciamo, perso. Ecco, nelle scritture scientifiche non si dice io, non si dice noi, non si usa il nome personale perché ci si include in una forma di impersonalità che non mette in rilievo chi parla, ma che al tempo stesso aggancia chi ascolta. Perché nell'impersonale non c'è nessuno, ma ci siamo tutti. Allora cosa vuol dire della situazione ambientale? Si ha una visione. Chiunque guarda vede questa visione d'insieme. Noi lettori siamo convocati da chi scrive a partecipare a questa visione. E che così sia, lo si vede dopo, da una struttura che, se io volessi usare delle parolone, direi che è una struttura fatica, è una parola tecnica dei linguisti che vuol dire appello, una funzione di appello, cioè usare una scrittura che sia sollecitante degli altri, che implichi il lettore facendogli capire che è pregato di fare qualche cosa, magari soltanto di capire. E subito dopo voi vedete
Ecco, per avere la percezione degli aspetti geomorfologici e delle componenti paesaggistiche del territorio savignanese, si salga dall'antica pieve di San Giovanni, eccetera, eccetera, si raggiunga, eccetera, eccetera. Insomma, compare, continua a comparire un congiuntivo esortativo che è il modo tipico dell'invito, dell'esortazione, della sollecitazione del lettore. Come vedete, perché ho fatto questo tipo di ragionamento? Ho fatto questo tipo di ragionamento per dire che anche un testo di alto livello scientifico e di chiusa tecnicità storica, nel senso di ardua tecnicità storica, può lasciare lo spazio a queste formule gentili e affabili nei confronti della comunità che deve fare un passo avanti grazie agli illuminati, alle illuminate persone che possono promuovere certe iniziative. E così che cosa succede in questi articoli? E qui vedo l'articolo di Varani dal punto di vista geografico e l'altro di Susini dal punto di vista storico. Per me, che storica non sono, significa vedere questo territorio che anche oggi guardavo, che altre volte ho guardato e che mi sembrava piatto, e all'improvviso vederlo muoversi. Dice Varani che per vedere come è fatto il territorio bisogna guardare dove va a finire l'acqua. È chiaro, l'acqua rivela pendenze che a occhio nudo non si vedono. E all'improvviso, nel leggere questi due capitoli, io ho visto il territorio muoversi, ho visto anche l'ambiente muoversi, mi sono messa quelli che io, storica della lingua, chiamo gli occhiali spazio-temporali. Uno vede il mondo così com'è, poi si infila questi occhiali e all'improvviso questo mondo si anima, si recupera una dimensione del passato e si pensa a Leibniz che diceva che il presente è saturo di passato e pregno di avvenire. Quindi una dinamica uomo-ambiente che si manifesta nella regolamentazione delle acque e quindi anche in quei bacini in cui scorrono i fiumi o fiumiciattoli, non importa che il Rubicone non abbia una grande portata di acque, che non sia il Po, che non sia il Danubio. Ciò che conta è che il Rubicone è un limite, cioè che ha la sacralità della linea tracciata per terra, anche fosse esilissimo, evidentemente quel limite non si può varcare. Tanto non si può varcare che Cesare pagherà caramente questo attraversamento del Rubicone. Basta una linea sottilissima incisa nel terreno per rappresentare violazione. Quando noi parliamo del templum, mi auguro di non dire troppe sciocchezze perché io parto da una consapevolezza linguistica e non storica. Quando noi parliamo del templum, per esempio, del tempio antico, non è una costruzione solida, massiccia, che chiude, è semplicemente una riga tracciata sul terreno. Quando noi parliamo di town, la città, ed è un nome indoeuropeo, town per noi vuol dire città, ma all'origine voleva dire soltanto palizzata, un piccolo esile recinto che divide ciò che è sacro da ciò che è profano, ciò che è interno da ciò che è esterno, ciò che appartiene a chi è della comunità e dall'altra parte quelli che ne sono messi fuori. Parlavo prima dell'importanza, diciamo così, della semplicità anche nell'aggredire questi argomenti. E, per esempio, Giancarlo Susini procede interrogando se stesso. Primo interrogativo. È importante Savignano nello spazio geografico? Evidentemente sì, perché è a poca distanza da Rimini, da Ravenna, da Cesena, vicina dunque a queste tre grandi poli, vicina ai porti dell'Adriatico e all'Adriatico in generale, vicina anche a un importante valico dell'Appennino che immette nell'Italia centrale. Ancora, altra domanda, che cosa ci dice il suo nome? Ecco che mi sono sentita abbastanza a casa mia. Ci deve essere stato un Sabinus o Sabinius che a un certo punto si è insediato lì. Con questo nome, che poi poteva far pensare anche per assonanza a quei Sapinates che stanno lì vicino, che
come dice Susini, tracimano, quasi fossero dei torrenti anche loro, tracimano nel territorio e sono umbri, e sono etruschi. E quindi si comincia a vedere questo luogo che oggi qualcuno potrebbe dire è Padania, asserendone la unicità razziale o etnica, che invece è un crogiuolo di etnie. Intanto ci sono che tracimano appunto gli italici e poi da quell'altra parte arrivano i celti e poi arriveranno i bizantini e poi arriveranno i longobardi. E questi bizantini che cosa significa? Significa che portano con sé tutti i popoli orientali, e cioè illiri, armeni, insomma è un crogiuolo di etnie. E questo forse non c'entra molto con il libro, ma è una mia curiosità che a lungo mi sono chiesta, perché ormai dal 70 io insegno a Bologna e ho studenti, a voi farà molto piacere questa mia riflessione, ho studenti dell'Emilia e ho studenti della Romagna e delle Marche, questi sono i due ceppi più forti, poi vengono da tutte le parti, però io chiedo sempre da dove vengono, perché ci sono delle distinzioni fortissime. E mi sono chiesta come mai dalla parte della Romagna e delle Marche, se è un caso, ma dal 70 a oggi forse il caso invocarlo è un po' troppo, come mai c'è una vivacità mentale che io trovo superiore. È stato sempre un caso, non voglio fare... E allora mi sono data due spiegazioni, ma non da oggi. Mi ero data una spiegazione... a cui credo ancora, cioè questa fettina fra le colline e il mare implica forse una rapida convertibilità degli uomini. Durante l'inverno fanno una cosa, durante l'estate magari si improvvisano un altro mestiere perché hanno il mare, l'industria turistica, eccetera. Questa rapida convertibilità io credo che sia un esempio di mobilitazione intellettuale. Ma poi leggendo queste cose ho capito, passano tutti di qui, nessuno passa dalla Toscana. La Toscana è veramente un'isola, nel senso che i monti che la circondano, diciamo così, invitano anche popolazioni che vengono dal napoletano, l'ho recepito proprio da questo libro, arrivare in Alta Italia passando dalla costa, non dalla costa tirrenica, ma dalla costa adriatica. Passano tutti di qui e, a differenza di ciò che diceva Hitler, più le razze si fondono, più c'è un crogiuolo di tipo etnico e più migliora la razza, insomma. E siamo qui non soltanto a confluentes nel senso di confluenze di strade e confluenze di fiumi, ma siamo anche a una confluenza di popoli. E ognuno di loro, intraprendenti, sono passati, si sono fermati, hanno dato il loro sangue e la loro intelligenza e ne è venuto fuori una popolazione particolarmente viva. Io la interpreto così. In Toscana, non penserete che sia campanilista, sono metà veneziana e metà toscana, quindi posso parlare, in Toscana si è più chiusi, credo, si è più monolitici, c'è questa componente etrusca abbastanza solida, su cui poi si sono impiantate altre cose, ma la Toscana ancora oggi è molto orientata verso il passato e molto se stessa, ecco, poco aperta anche alle ispirazioni esterne. Altra domanda di Susini, che cosa ci dicono i documenti? Ed ecco l'indicazione sulla carta antica di una stazione o tappa di viaggio in prossimità della Via Emilia, a formare un incrocio con altre strade verso il nord, verso l'est, verso il sud-ovest, a segnare la confluenza di fiumi, e certo il Rubicone c'è. E ho visto anche che vi sta molto a cuore. Io sono scesa oggi da un treno, c'erano delle gentili persone che mi sono venute a incontrare e ho detto una cosa, la anticipo, Angela, l'avrei dovuta dire dopo, io dicevo la comunità di Savignano deve ringraziare Angela Donati, perché invece di parlare del Rubicone ha fatto di Savignano, con questa storia accuratissima appunto di questi accademici che ci circondano,
ha fatto di Savignano un centro culturale così importante da diventare un nucleo della cultura europea fra 700 e 800. E quindi prescinde dal sapere dove passa sto Rubicone, se è lui, se non è lui, eccetera, ma vi fa comparire in una maniera che intanto collega Savignano a Milano, a Roma, a Bologna naturalmente, a Firenze, e poi all'Europa, certo europeo, quindi molto di più di quello che sia stabilire questo fiume o fiumicello o altri nomi in ello, sia lui o non sia lui. Però quando ho detto questa cosa ho visto una certa perplessità nel giovane uomo che mi accoglieva e che mi ha detto: sì, però vede signora, i nostri vicini hanno messo una targa in cui rivendicano, io ho capito che non era il caso di insistere. Ho capito che dove passa sto Rubicone è importante, che il Rubicone è importante, ad ogni modo rimane quello che volevo dire e rimane questa importanza della comunità savignanese in seno all'Europa, che è molto più importante. Però rimane anche questo problema del Rubicone e noi da oggi in poi ci crederemo che quel ponte passa sul vostro Rubicone. Succedono al... bisogna che affretti un pochino, vero? Succedono all'articolo di Susini due interventi che assicurano la prosecuzione nel tempo, quello di Roberta Budriesi fino all'alto medioevo e quello di Pierpaolo Bonaccini in un itinerario sempre più folto di notizie, perché naturalmente sono due atteggiamenti molto diversi, quelli degli storici che auscultano una situazione con molti indizi o con pochissimi indizi, perché certamente il primo di questi articoli deve costruire su indizi molto sottili, molto labili, c'è un'ascoltazione molto attenta di cose che non arrivano a costruirsi poi, perché rimangono degli indizi possibili, ma la sicurezza è difficile raggiungerla. L'altro naturalmente è più ricco anche di episodi, perché i dati storici sono logicamente più afferrabili. E sempre dal lettore che si diverte, che non è un esperto di storia, e quindi legge il libro un po' come se fosse una favola, incominciano a popolarsi queste strade. Io per esempio, venendo qui, ho chiesto: la piazza è collocata dove era la piazza antica? Perché? Perché questa piazza compare, la piazza dove a un certo punto c'è un fieschi, non trovo più il posto, ma insomma, non è l'articolo di Bonaccini, è quello di Oreste De Lucca in cui si parla di fieschi, ma comunque quello che volevo dire rimane la stessa cosa. Questo legato pontificio, un legato, un inviato apostolico, io l'ho visto ricevere sulla piazza di Savignano un bue di, sì, come regalo, tagliare l'orecchio al bue, magari l'avrà fatto tagliare, e ridarlo alla comunità, forse anche per ringraziamento di un bonum et magnum prandium, di un buono e abbondante pranzo, de carnibus bovinis, di carni bovine, e porcinis e porcine, e pullis e di polli, a lui che a lui era stato offerto. Allora, sono episodi, magari lo storico ci passa sopra con un sorriso di superiorità, io invece nella piazza lo vedo, questo signore che taglia l'orecchio al bue, e probabilmente anche altri lettori ingenui come me apprezzeranno episodi come questo. E poi si incomincia a capire qualche cosa, perché nel 1280, no, nel 1300, aspettate, una brava storica, una brava non storica, io le date non me le ricordo e quindi non la dirò, me la farò suggerire dagli storici, c'è un Egidio Albornios che passa qui a Savignano e fa una specie di censimento, e sappiamo che ci sono 170 focularia, interessantissimo questo, 170 famiglie, ecco,
credo che sia XIII secolo, non vorrei sbagliare, però 170 famiglie, si comincia ad avere un'idea di cosa è questo borgo. Naturalmente più si scorre nel tempo, più i particolari aumentano e per esempio mi chiedo che cosa ne è stato di tutte le osterie e dei borghi pullulanti al di là della cinta delle mura. C'è ancora l'osteria della Corona, del Giglio, della Campana, dell'Angelo. Ci sono ancora le chiese che De Lucca, su cui De Lucca si sofferma. Sarebbe bello, forse è un campo in cui la banca può entrare recuperando, la ricostruendo. La richiesta manca. E allora spostiamoci prima di cedere la parola allo storico a un periodo narrato da Pier Giovanni Fabbri fra 5 e 700. La storia di Savignano si intreccia con i grandi nomi della storia. Cesare Borgia, suo padre Alessandro VI, con cui i saggi savignanesi si accordano a evitare dolorose conquiste e spietate esazioni. E qui apro una piccola parentesi, cioè i savignanesi messisi d'accordo con Alessandro VI e con il Borgia sperano di pagare meno di tasse. Se c'è qualche cosa nel libro che colpisce è il fatto che chiunque sia venuto, da dovunque sia venuta la dominazione richiesta dai savignanesi, per esempio Venezia, o non richiesta, tutti hanno spolpato i savignanesi. Il fisco è l'elemento più costante che si verifica. Non solo, c'è il periodo della signoria in cui i savignanesi intelligentemente hanno detto prendiamoci questi signori così paghiamo le tasse a loro e ci liberiamo del papato. Niente, dopo un po', oltre ai denari che dovevano pagare ai signori, anche il papato esigeva parte di questo gettito. E quindi c'è quest'idea del fisco, e poi per un linguista fisco vuol dire cestello, no? Questo cestello in cui gettono, doveva essere una conca, una cosa enorme, perché evidentemente la ricchezza di Savignano in certi periodi, la possibilità di produrre grano e di essere una città intraprendente, evidentemente faceva gola. È proprio questo periodo dei rangoni, da Guido a Baldassarre attraverso Argentina, tre signori che riproducono in piccolo la corte, diciamo così, signorile, e il che però non libera di nuovo la regione da tasse, come ho detto io, e purtroppo anche da carestia, da peste e da assalti da parte di vicini e lontani che insidiano la vita quotidiana della comunità. E volevo, non dico concludere perché dovrò dire qualche cosa, del bellissimo articolo di Cesare Luparini, che è Alessandro, sì, è la prima volta che vengo a contatto con una sua opera e ho sbagliato il nome, però molto bello perché proprio limpido, accessibile, tanto è vero che forse, io sono favorevole alla storia a rebours, cioè forse è bene cominciare dall'ultimo e andare indietro, è un cammino questo molto praticabile. Questo articolo si legge con molto piacere, veramente, pieno di documenti e poi con quell'affabilità che mi aveva fatto pensare che Luparini fosse un vecchio professore, invece lo vedo così giovane. E quindi quando ho detto prima che i giovani hanno la possibilità di svilupparsi e di diventare tanto maestri quanto i loro maestri, evidentemente trovo una conferma in quest'ultimo articolo molto bello, a cui arriveremo fra poco, non prima di aver detto una cosa. Qual è il fascino principale? Me lo chiedeva prima la signorina della televisione. Qual è il fascino principale? Che un libro di questo genere ha su una persona che, come vi ho detto con un po' di civetteria, è profana. Non che io sia una storica, però qualche libro di storia l'ho letto anch'io, se non altro perché la storia della lingua è appoggiata sulla storia. Allora, il fascino è questo. Noi la storia la studiamo, ahimè, sui manuali di storia, dove ci sono gli eventi
politici, i grandi eventi, gli eventi militari, anche se so benissimo che c'è tutto un filone storico che logicamente ha invertito questa tendenza e ha fatto studiare anche le cose di tutti i giorni, della quotidianità, i tempi dei mercanti invece che i tempi assoluti, anche se so questo, che viene questa scuola francese che ha profondamente innovato, però la scuola italiana, quella che ho fatto io, quella che mi ha dato quelle competenze superficiali di storia su cui poi ho appoggiato il mio lavoro, è pur sempre la storia dei manuali. Si studia la storia d'Italia, si studia la storia d'Europa. E invece qui la cosa che veramente mi è piaciuta e che direi è stata l'esperienza più significativa per me lettrice e forse anche per qualche altro lettore che ci sarà, è il vedere la storia d'Italia, storia di Napoleone, la storia di tutte le vicende anche moderne, di Garibaldi, passano tutti da Savignano, Papi, Garibaldi, eccetera. Dormono tutti qui, parlano, insomma, è una specie di altro che ad confluentes, eh? È proprio un, ecco, arrivato a questo punto si vede la storia nazionale e internazionale da questa angolatura, se volete, microscopica, e si capiscono tante cose, perché poi la nostra vita è fatta di pulsioni a volte molto elementari, e quindi quello che succede in questa piccola comunità è uno specchio vero, reale, quotidiano di una dimensione ampia, ed è molto meglio arrivarci alla storia di tutti attraverso la storia di questi 170 focolaria o delle 4.500 persone che a lungo hanno occupato Savignano. Un piccolo paese, una piccola comunità, vivace però intraprendente, che ha subito di tutto, dalla peste alle invasioni, ai soprusi, ma anche ai periodi di felicità, che è stata sede di questa accademia che è nota in tutta Europa, non soltanto in Italia, che vi mette veramente in primo piano dal punto di vista dell'elevatezza culturale. E allora vedere la storia attraverso, diciamo così, questo microcosmo, che riflette però tutti gli elementi del macrocosmo, si capisce che questa è la storia vera, la storia di tutti i giorni. E i grandi eventi passano di qui, passano e poi proprio non ritornano, nel senso che nuove cose si sviluppano, Savignano rimane con i suoi incroci, con i suoi piccoli fiumiciattoli, con il suo incerto assetto idrologico, e chissà quante cose vedrà ancora nel futuro, ma su quelle cose noi non possiamo ancora parlare. Credo che il vostro applauso dica molto più di ogni parola per questa magistrale, nello stesso tempo brillante e simpatica presentazione del volume. E se io posso fare un invito, vorremmo che questa presentazione fosse pubblicabile. Se lei ce lo lascia qui alla nostra Accademia, noi provvederemmo a pubblicarla, perché mi sembra che sia una cosa molto pregevole che vada raccolta. Se lei è d'accordo, noi stiamo preparando un quaderno di prossima pubblicazione e la metteremo dentro, se lei è d'accordo. Poi lei ci penserà magari. Poi pare a dirvi di no. Anche perché il cestello di cui parlavamo qui della banca è sempre più grande, quindi, so, quindi il cestello, ci ha parlato del cestello. Adesso do la parola al professore Giancarlo Susini, che, come è stato detto e come tutti sanno, è coautore di questo libro. Noi tutti conosciamo il professor Susini, direi che Giancarlo, lo chiamiamo così, è di casa qui a Savignano, perché non manca mai alle manifestazioni della nostra Accademia, anche perché è un illustre accademico, d'altra parte accademico illustre il professor Varni, ma direi che però il professor Susini è molto più presente del professor Varni. Questo è un piccolo rimprovero che il presidente vuole fare al professor Varni, dopo poi dirà altre cose al professor Varni. Adesso diamo la parola al professor Susini. Sì, il quale professor Susini, ma forse lo posso tenere, si sente, non si sente, no. Così, così.
Susini. Ah, ho capito, va bene. Il quale il professor Susini non sapeva, non sapeva davvero di dover parlare, poi ha visto nell'invito interverranno. Allora qui c'è una prestigiosa storica della lingua italiana e che mi potrà spiegare se intervenire vuol dire anche non solo essere presenti e gioire delle cose che altri dicono o comunque commentano dei propri scritti e dell'opera, ma anche prendere la parola. Quindi sono veramente impreparato, però dico quel che penso, così. Intanto devo constatare una cosa. Con l'opera della... col volume della storia di Savignano sul Rubicone si aggiunge un nuovo tassello a un'impresa che la Romagna conosce da forse da un 15 anni, da un 20 anni, le storie delle città. È un qualcosa che non tutte le regioni italiane, non tutte le regioni europee hanno conosciuto. Però proprio in Romagna si è cominciato dagli anni 70, diciamo, a raccogliere e pubblicare le storie delle città. E con questo si è intrapresa una strada che era stata già vaticinata, vorrei dire forse già alla fine del nostro umanesimo, alla fine del 5, ma senza dubbio nel 6 e poi nel 7, quando si pensa a nomi come Giovan Battista Morgagni, Gaetano Marini, Giuseppe Garampi, per fare qualche nome di storici delle nostre contrade. Poi indubbiamente l'idea di fare la storia di un territorio, di scriverla organicamente, di raccogliere i documenti e proiettarli in una sintesi critica e in qualche modo ha ceduto nelle generazioni successive, sino alla nostra generazione, ha ceduto perché forse ha indubbiamente prevalso e prevalsa la necessità di ricerche strettamente filologiche, di profonde esplorazioni documentarie, di analisi anche del paesaggio, del dato archeologico, eccetera, eccetera. Oggi direi siamo di fronte a una stagione nuova, una stagione che ricorda quella appunto luminosa del 6 o degli inizi del 7, quando davvero gli eruditi nelle singole città cercavano, nella nostra terra, cercavano davvero di stilare una storia del loro passato e del passato delle loro contrade. Questo mi pare un fatto straordinariamente importante. Aggiungo un qualcosa che francamente proprio non ci avevo pensato, però adesso tra l'altro Maria Luisa ha nominato Hitler, no? Mi sembra, vero? Allora io nomino Mussolini e posso, no? Vabbè. Voglio dire una cosa. Non sono d'accordo, dopo 50 anni, non sono d'accordo su quello che scrisse, che disse, anzi, il 13 settembre del 1949, io avevo 22 anni, ero quindi un piccolo giovane ascoltatore, Augusto Campana, quando aprì quella gloriosa istituzione che è la Società di Studi Romagnoli, di cui io ho avuto l'onore di essere presidente per una ventina d'anni. Quando Campana, facendo una rassegna degli studi, mirabile peraltro, magistrale, disse: l'onorevole Mussolini ha regalato a Savignano un falso Rubicone, tenendo poi anche conto che anche l'episodio che questo Rubicone ricorda ha un valore, mi pare che addirittura ripeta la parola falso, ha un falso valore. Allora, io non fui d'accordo allora, non sono d'accordo nemmeno ora, non perché certamente non comprenda che il motivo per il quale l'onorevole Mussolini chiamò Savignano sul Rubicone era la voglia di chiudere la vicenda, chiudere decisionalmente la vicenda della ricerca del Rubicone e quindi in qualche modo gratificare il nome di una città con una indicazione che aveva una straordinaria fama.
quello mi rendo perfettamente conto che era una decisione frettolosa, tanto più che io non so assolutamente se veramente, veramente al 101% quel fiumicello qui che passa per Savignano sul Rubicone, lo ripeto, lo sottolineo, è veramente il Rubicone, non lo so, Varani forse mi potrà aiutare, sconfessare, smare, mentire, ma credo che ci sia una somma tale di dati geomorfologici, linguistici e storici, io non ho la cultura per farne un'analisi e una sintesi, che consentono di discutere ancora all'infinito e via dicendo, però permettetemi, sto parlando a ruota libera proprio perché non ero stato preavvisato, se no me ne guarderei bene, permettetemi di dire che tutto sommato Savignano merita davvero quel nome sul Rubicone. Tra l'altro negli anni 30 mi immagino che cosa abbia significato. Oggi la geografia è in ribasso, è vero Varani, è in ribasso molto, ecco, lo sappiamo. Però devo dire negli anni 30 la geografia invece era una materia studiata ed era soprattutto una geografia ferroviaria. A un certo momento che negli orari figurasse una Savignano sul Rubicone significava inserire finalmente il nome Rubicone in quella che era la memoria cartografica, la memoria geografica di chi allora consultava l'orario ferroviario molto più di quanto si possa fare oggi. Comunque al di là di questo, voglio dire che al di là dei pensieri dell'onorevole Mussolini, che indubbiamente la pensava in maniera tutta diversa, i suoi propositi erano tutti diversi, però Savignano, che sia o non sia quel rigagnolo il Rubicone di Giulio Cesare, che Giulio Cesare l'abbia valicato lì o un pochino più sopra, un pochino più sotto, non lo sapremo mai, perché anche l'analisi strutturale della storiografia antica non consente di giungere attraverso i palinsesti della retorica, di giungere a un'individuazione precisa, geomorfologicamente precisa, di un transito come quello di Giulio Cesare, però indubbiamente il Rubicone per Savignano rievoca e rappresenta qualcosa di infinitamente più grande ed è stato detto proprio dalla nostra relatrice, rappresenta tutto quello che ha significato la fatica degli studiosi, l'impegno degli studiosi volti a capire il significato di quel gesto, di quel momento che si può deprecare, approvare, rimproverare, respingere, non ha nessuna importanza, non è un giudizio politico, ma che non è affatto un gesto falso, perché l'Italia di Giulio Cesare era stata in Europa e con Giulio Cesare che veniva in qua e commettendo indubbiamente una straordinaria violazione della legge, passava il Rubicone e tornava verso Roma, l'Europa che era diventata latina, romana, classica, l'Occidente tornava ad essere romano, tornava ad essere italiano. Questo è il significato. Giulio Cesare poteva benissimo essere una persona riprovevole, il suo cavallo, poveretto, c'è andato di mezzo nelle storie come il cavallo di Alessandro Magno, tanto che quando poi Giulio Cesare è stato accoltellato il cavallo si è messo a piangere, eccetera, eccetera, tutte le storie che si raccontano, tutto quello che si vuole. Però resta il fatto che la meditazione degli studiosi da Amaduzzi a Borghesi ad Amati a Rocchi, la meditazione degli studiosi che hanno nutrito questa straordinaria accademia, questo focolaio, questo cenacolo di cultura, è una meditazione con ritmi davvero europei. Qualunque sia la definizione che si possa dare di quel gesto, qualunque sia la caratterizzazione, voglio dire, penale, no, non importa. Ma coloro che qui hanno studiato, ecco perché Savignano sul Rubicone è sul Rubicone, coloro che qui hanno studiato, coloro che qui hanno meditato, coloro che qui hanno tenuto rapporti con tutta Europa, tanto che Mommsen diceva di Borghesi il mio maestro, il mio amico, coloro
tutti coloro che davvero qui a Savignano e nella contrada tutt'attorno, da San Marino a Rimini a Cesena, tutti coloro che tra 7 e 8, e diciamolo pure forse anche oltre, hanno qui meditato su vicende raccontate dagli antichi scrittori e su gesti di tanta risonanza e di tanta fama, tutto questo è uno dei fondamenti basilari della cultura, dell'identità dell'Europa. Ecco perché alla fin fine mi interessa assai poco che la zampa del cavallo di Cesare abbia spruzzato in una parte o in un'altra, che il Rubicone passi lì o 10 metri più in là o 20 chilometri più sopra, mi interessa fino a un certo punto. Alla fin fine credo che non si arriverà mai, targa o non targa, a una certezza categorica, non c'è nulla di certo a questo mondo, però è importante che qui sia cresciuto un serio, costruttivo focolare di scienza. Ecco perché voglio dire, questo libro meravigliosamente pubblicato, bisogna rallegrarsi con l'editore, perché veramente la confezione e l'arredo di questo libro è veramente mirabile. Bisogna veramente rallegrarsi con i promotori e con coloro che hanno sopportato la spesa dell'opera, perché davvero hanno messo il denaro pubblico al servizio del pubblico interesse. Questo libro mi sembra che suggelli una meditazione su cui ormai la cultura è integralmente concorde. Siamo in una terra che è un lembo primario, un lembo d'avanguardia di un'Europa quale noi la vogliamo, l'abbiamo sognata e quale noi la intendiamo dal punto di vista civile e intellettuale. Scusatemi se sono andato un poco fuori dai termini, ma vi ringrazio della pazienza. Io ringrazio veramente di cuore anche il professor Susini per questa sua improvvisata ma molto bella intervento. Adesso qui non è citato, ma io faccio un'eccezione e do la parola prima di darla al professor Varni, che ti attendiamo per la sua conclusione, e darei la parola per pochi minuti però al professor Donati, pochi minuti perché l'ora si è fatta tarda, non per altro, al professor Donati, perché vorrei sottolineare che il professor Donati in questi ultimi tempi, ma anche prima, ma soprattutto in questi ultimi tempi, si è particolarmente distinto nelle ricerche che riguardano Savignano e ha dato un contributo notevole anche alla nascita di questo libro. Per cui credo che questa eccezione, se il Presidente me la permette, me la posso consentire, e ripeto, la brevità è dovuta soltanto al fatto che tutti quanti aspettiamo la conclusione del professor Varni. Io ringrazio il Presidente dell'Accademia, alla quale mi onoro di appartenere, e non me l'aspettavo, quindi non sapevo di dover parlare oggi. Qual è stato il mio contributo a questo libro? Beh, direi che è stato molto semplice. Io ho cercato di convincere la banca a fare il libro. Beh, forse non è poco, eccoci. Quindi sono responsabile, sono stato il persuasore occulto della banca, lavoro che avevo già incominciato col precedente presidente, con il dottor Bonfiglioli, e che siamo riusciti a completare questa volta. Il mio apporto al libro è stato modesto come numero di pagine, perché ho soltanto ricordato quel magnifico documento che abbiamo qui, che è il nostro catastino, che è un unicum direi quasi nazionale. Poi direi quello che ho dato è stata la mia passione che è stata tantissima, e con il Presidente abbiamo cercato di fare una cosa, già che la facevamo, visto che poi io lavoravo, ma pagava la banca, metto sempre fra virgolette, ho cercato anche di fare una cosa fatta molto bene. E qui devo ringraziare il
il nostro editore Pazzini, che ha avuto molta pazienza con me, ci siamo incontrati tante volte per decidere il tipo di stampa, il tipo di card, il tipo di figura, la copertina. Quindi ringraziamo anche lo studio Caleidon, che ci ha fatto la grafica della sovracoperta plastificata, che anche quella ha comportato naturalmente un lavoro notevole. La responsabilità della figura sicuramente è la mia, perché sono stato io che ho scelto quel quadro che purtroppo pochi savignanesi conoscono. Quel quadro è nella biblioteca di Palazzo Vendemini, purtroppo per le dimensioni hanno dovuto metterlo all'ultimo piano. È un quadro che è stato recuperato pochi anni fa da un nostro accademico ed è l'unica rappresentazione della Savignano antica, del castello di Savignano. In fondo Savignano è nato come castello, come castrum, prima castrum vetus, poi castrum novum, ma è sempre stato un castello e non avevamo nessuna immagine da nessuna parte, l'ho cercata dappertutto, per tutti gli archivi, le biblioteche. Questo quadro finalmente ci dà un'immagine di quella che era la porta est del nostro castello, la via, quella che adesso si chiama, quella che passa davanti da noi, la via Emilia, si vede la piccola pievina di Santa Lucia, la chiesa di San Sebastiano in costruzione e di fronte quella costruzione che è l'Osteria dell'Angelo, a proposito di vecchie osterie. Sì, che purtroppo adesso non c'è più, c'è un bar che si chiama Portichetto, ma insomma però la vecchia Osteria dell'Angelo è scomparsa. Poi, curiosamente, e questo l'ho scoperto di recente, si vedono soltanto le case sul lato nord della via Emilia, perché in realtà fino al tardo Settecento sul lato sud della via Emilia non c'erano case, c'erano soltanto dall'altra parte. Quindi adesso non mi metto a parlare del contenuto, perché questo è bello che lo leggiate come un libro giallo, dire come va a finire, dopo non è più bello andarlo a leggere. Quindi io ringrazio la banca che mi ha dato la possibilità di lavorare proprio a tempo pieno quest'opera, che per me è stato un grande piacere, non è stata una fatica, è stato un piacere immenso, perché trovarmi qui in questa mia, potrei dire, ultima patria, vedere che con tutto quello che gli studi che erano stati fatti in questa accademia non esisteva una storia organica dall'inizio alla fine di Savignano, mi sembrava una cosa assurda. Ecco perché appunto ho insistito tanto perché si potesse fare. Ho collaborato con i vari autori in maniera molto modesta, cercando per alcuni un po' di opere, perché lavorando qui in loco naturalmente sapevo dove si potevano trovare. Per cui vi auguro soltanto buona lettura. Spero che lo troviate facile da leggere, come diceva la professoressa. Purtroppo il libro è venuto in un momento critico, cioè quando non era ancora stato organizzato il nostro archivio storico di Savignano. Probabilmente il professor Fabri qui lo sa, rimettendo a posto l'archivio e anche il dottor De Luca, salteranno fuori chissà quante altre cose su Savignano, per cui speriamo che il prossimo presidente ci sarà l'aggiornamento, ci farà l'aggiornamento, il corbello aumenta, il fisco aumenta. Di nuovo grazie a tutti voi. Ringrazio anche il professor Donati. Adesso diamo la parola al professor Angelo Varni, che ha coordinato questo magnifico volume e che ha avuto certamente la parte principale nella pubblicazione di questo volume, che fa onore, ripeto, alla Cassa e soprattutto rende un grande servizio alla città di Savignano, che aveva diritto a questo riconoscimento. Io con il professor Varni prima ho scherzato, perché io sono un estimatore del professor Varni da molto tempo e mi onora anche di essergli amico, perché sono amico da molto tempo, e quindi oltre alla stima c'è questo affetto dall'amicizia. E noi poi gli siamo grati al professor Varni, perché Varni è, lo sanno tutti ma lo voglio ripetere, è prorettore delle sedi decentrate della nostra... no, decentrate, dicevi, accentrate, vero? Ah, ma adesso, lì è sbagliato, benissimo. Decentrate della nostra università. E ecco, è freudiano, appunto, volevo dire, credo che l'abbia fatto posto il professor Varni a scrivere così, perché vorremmo che questa università romagnola cominciasse anche ad assumere un carattere un po' di più forte autonomia rispetto all'Alma Mater Studiorum, che certamente
illustre. Ma noi desideriamo che questa università si radichi sempre più profondamente nell'humus della nostra Romagna. E mi ha aiutato, ma non siamo d'accordo, non ci eravamo messi d'accordo, io non l'avevo mai visto prima la professoressa, e non so se lei, l'ho detto prima, sottovoce, all'orecchio, non so se il professor Vanni ha notato che la professoressa ha fatto rilevare che gli studenti romagnoli, le ha aggiunte anche quelli marchigiani, e per noi va benissimo, hanno una certa vivacità che manca agli altri. Ecco, noi vorremmo che l'università romagnola assumesse questa maggiore vivacità, che è stata riconosciuta da un osservatore che è proprio super partes, anzi direi che forse doveva dire qualcosa di più a favore dell'Università di Bologna, perché a Bologna insegna. Comunque credo che questa è una provocazione che il professor Varni accetta molto volentieri, perché so, e questo lo dico veramente con la massima serietà, quanto impegno e quanto sforzo egli faccia per portare avanti questo nostro decentramento, che noi ci auguriamo che si radichi sempre più fortemente nella nostra terra Romagna. A lui la parola. Grazie Presidente. Ma quest'ultimo punto, io ho lo svantaggio di essere nato a Bologna, quindi non faccio parte di questa... Bologna è super partes, appunto. Bologna è super partes. E il radicamento dell'università nelle sedi decentrate sta procedendo, certo, faticosamente. Noi ci troviamo di fronte ad una tradizione di accentramento culturale della regione, non solo della Romagna, su Bologna, che ha aspetti estremamente positivi in questa operazione di diffusione sul territorio, perché è chiaro che una diffusione sul territorio potrà essere tanto più vitale, vera, reale, quanto più partirà da livelli di tradizione, di formazione scientifica e culturale che sono garantiti dalla tradizione di una sede così forte quantitativamente e credo anche qualitativamente come Bologna. Quindi credo che trovare equilibrio tra questi due aspetti sia fondamentale per far sì che quello che nasca, che sta nascendo e che nascerà in Romagna non sia mai una scatola vuota, come purtroppo è successo in tante nascite università di questi ultimi decenni in Italia, quando davvero abbiamo visto decentramenti o sorgere di atenei qua e là che poi sono risultati davvero edifici vuoti senza un riferimento alla grande cultura, alla produzione della grande cultura europea alla quale sempre un ateneo deve fare riferimento. Ecco, sul libro, su quel lavoro fatto, beh, innanzitutto io devo ringraziare della prospettiva di lettura che ci ha offerto la nostra presentatrice. Il Thierry Biagi è riuscita a farci rileggere, a noi autori, a coloro che hanno collaborato alla elaborazione di questo libro, a farcelo rileggere in un'ottica alla quale forse nessuno di noi aveva pensato. Senz'altro io non avevo pensato a questo lettura, a questo tipo di prospettiva, ma credo che, in questo sono molto sincero, credo che le positività che sono state rilevate nella scrittura e anche negli approfondimenti scientifici dei saggi, e ringrazio la presentatrice di questo, vorrei dire non è tanto merito degli autori, quanto è merito proprio della straordinarietà della storia di questo luogo. Perché io ho avuto delle perplessità all'inizio, quando contattato dal dottor Donati, è verissimo che il dottor Donati è stato il vero deus ex machina di questa operazione, convincendo la banca, convincendo il curatore, convincendo gli autori. Cioè veramente anche lui, che ha il difetto di essere bolognese anche lui,
Si è però talmente innamorato di questa terra da essere diventato, e voi lo sapete, il maggiore conoscitore delle particolarità, delle specificità storiche e culturali in genere di questa realtà territoriale. Ecco, quando il dottor Donati mi invitò a pensare a questa impresa, io ebbi qualche perplessità, vi confesso. Savignano la conoscevo per l'Accademia e la sua dimensione e anche le mie scarse conoscenze, la specificità storica del territorio, suscitavano qualche preoccupazione di non riuscire a reggere una trama forte di ricostruzione storica. Io, da giovane studioso, sotto la guida anche, sotto l'impulso anche dell'amico professor Susini, ho partecipato in quegli anni 70 evocati dal professor Susini alla stagione di avvio di ricerche storiche sulle città romagnole. E la dimensione di approccio però è sempre stata di città con una loro consistenza di città, senso tradizionale del termine, che quindi mi portava a vedere questa iniziativa su Savignano come complessa, difficile, precaria nella necessità di trovare la documentazione, scrivere storie che richiamino gli eventi generali e li facciano scorrere su un luogo anche piccolo è abbastanza facile. Ma in quella tradizione storica, ho piacere che l'amico Susini l'abbia richiamata, in quella tradizione storica che in questi ultimi 20 anni, 25 anni, ormai 30 forse, si è radicata in Romagna, le ricerche storiche sulle città romagnole hanno sempre avuto una dimensione di approfondimento sui documenti originali, che è stato il pregio di questa stagione. Quindi mai il localismo fine a se stesso, ma la ricerca documentaria locale collegata alla trama delle grandi vicende internazionali. Certo, si può dire facile per la Romagna, è già stato detto dal Thierry Biagi, è già stato detto da Susini, qui c'è un incrocio di presenze culturali che si è succeduto nei secoli, che rende appunto abbastanza facile questo lavoro indispensabile dello storico locale, di intrecciare la sua analisi sul luogo con i passaggi delle grandi fasi storiche generali, non solo italiane, non solo nazionali, ma europee. Ecco, ma a Savignano era possibile rinvenire questo? Beh, devo dire che la sorpresa certamente mia, e credo anche degli autori, che poi, e i risultati lo dicono, si sono straordinariamente appassionati a queste ricerche, la sorpresa, dicevo, è stata di trovare una messe di documentazione di varia natura che ci consentiva di leggere la storia di questo luogo fin dalla storia della natura, per passare alle storie dell'archeologia più antica, fino alla storia degli uomini che hanno cominciato a scrivere una loro presenza in questo territorio, che ha talmente affascinato, credo di poterlo dire, gli autori, da produrre poi saggi di questa profondità. Lo dico perché io poi in realtà lo posso dire, perché non sono un autore di uno dei saggi. Io ho coordinato, ho individuato e ho chiesto a amici, a colleghi di collaborare, e ho cercato di coordinare il loro lavoro e ho scritto una breve presentazione. Ma è stato il loro lavoro appassionato su questa documentazione che emergeva via via da una dimenticanza antica, che ha consentito di produrre un
libro di tale rilievo. E devo dire che c'era un'altra preoccupazione che credo sia superata nella lettura di questi saggi, cioè che una preoccupazione che ho avuto nel corso della elaborazione di questo volume, cioè che l'eccesso di documentazione che stava venendo fuori mi apparisse appunto tale per cui sembrasse che si volesse dare a Savignano un rilievo e un'importanza che poi magari nella storia non aveva avuto. Fare come si faceva la storia di Savignano, fare una specie di Savignano centro del mondo. E in realtà non è così, non è così, perché davvero attraverso la lettura di questi saggi noi cogliamo il senso, ed è già stato detto, è già venuto fuori nei discorsi precedenti, il senso di questa realtà che ha delle radici solide, una continuità storica sicura, ma radici e continuità fatta di intrecci continui, intrecci di uomini, di cose, di culture, di paesaggi diversi, di traffici, di merci. È davvero una continuità che dall'antico compito arriva fino a oggi, che aiuta lo storico a cimentarsi in continuazione, pagina dopo pagina, documento dopo documento, momento storico dopo momento storico, con la presenza di uomini concreti che vanno all'osteria, nelle tante osterie di Savignano, purtroppo sono scomparsi, ma alcune restano, ma Savignano, luogo di passaggio, aveva lungo le sue strade stazioni di posta, osterie, alberghi, luoghi dove la gente potesse fermarsi, riposare, magari conversare, scambiare le opinioni. Ecco, tutto questo ha consentito di costruire una trama continua agli autori e ha consentito una lettura della vicenda storica savignanese che non è affatto forzata, come a un certo punto ho avuto anche questa preoccupazione. Cioè il contatto con il mondo, con questa cultura di un'Europa che tutti sogniamo, per ripetere le parole del professor Susini, c'è stato da sempre qua. Terra di confine, ma anche terra di incontri e di confronti e di scontri tra tante popolazioni, tra tante religioni che qui si sono appunto incontrate e scontrate. E questo è il senso del lavoro compiuto dai ricercatori che hanno conosciuto anche loro Savignano attraverso la lettura di questi documenti. Quindi il merito, se merito c'è, è stato sottolineato che c'è un merito nella lettura, si coglie un tono positivo nella lettura di questi documenti, è tutto della storia di questa piccola realtà romagnola che attraverso la documentazione che offre cessa di essere piccola qualitativamente, entra nella grande storia, si confronta con la grande storia e ne fa parte, pieno diritto, pieno titolo. Non è affatto forzato portare qui Napoleone, parlarne, vedere che cosa produce la presenza di Napoleone, lo Stato Pontificio, Venezia, i Borgia, tutti questi personaggi che sono già stati citati, questi poteri, queste istituzioni, trovano qua un naturale inserimento nella vita quotidiana, nella realtà di queste osterie che si succedono l'una dopo l'altra, di questi mercati che si aprono e si chiudono, di questo luogo che in realtà ha cercato sempre, pur aprendosi a questi contatti, a questi scambi,
ha cercato sempre di mantenere una sua individualità amministrativa, una continuità di istituzioni. C'è nei saggi questo discorso. Cambiavano i regimi, ma i savignanesi cercavano fermamente di mantenere solide le loro antiche istituzioni, i loro antichi statuti. Quello che cambiava erano le tasse, come già stato detto, erano i pesi che i vari governi facevano piovere sulle spalle dei savignanesi, ma la storia non è cambiata quando Savignano, da piccola comunità dentro piccole signorie, è diventata poi luogo dell'Italia unita. Non è cambiata, credo, neanche oggi, tutto sommato. Anch'io, chiudendo, voglio ringraziare l'editore, voglio ringraziare il presidente della banca, voglio ringraziare l'amico Cappelli per l'ospitalità che ci ha dato questa splendida istituzione savignanese, che è proprio, ha detto bene Susini, il tono vero di questa città. Proprio questa cultura fatta di così densi intrecci ha consentito di produrre generazioni di storici che hanno cercato di capire le radici dalle quali veniva questa comunità, di sciogliere questi nodi e questi intrecci. Ecco il perché di un'istituzione così straordinaria, con le generazioni di studiosi che si sono formati, costruiti, direi, dentro queste stanze. Ma soprattutto vorrei ringraziare, l'ho già citato, ma consentitemi un ringraziamento, dottor Donati, che non solo, come vi dicevo prima, ha sospinto fin dall'inizio questo lavoro, ma l'ha seguito assiduamente, forse con anche lui l'amore affascinato di uno straniero per la straordinarietà di questa terra di Romagna. Vi ringrazio. Ringraziamo il professor Angelo Varni per quanto ha detto e ha concluso così bene questo nostro incontro, e oltre al ringraziamento che abbiamo fatto fra tutti noi, credo che a lui in particolare spetti un particolare ringraziamento, perché se non ci fosse stato, mi si consenta, l'autorevolezza del grande studioso qual egli è, forse questo libro non sarebbe nemmeno nato, proprio per le difficoltà che egli ha detto nel suo intervento. Per questo appunto il ringraziamento è di tutti noi, gliene siamo veramente grati. Speriamo che questa attenzione che egli ha riservato a Savignano continui, perché noi teniamo a questo, perché siamo amici e vorremmo rimanere per molto tempo amici. Cari cittadini, io devo concludere questo incontro con un ultimo ringraziamento, che è quello che ha fatto, a parte tutti gli scherzi, a parte le provocazioni che abbiamo fatto stasera, al ragioniere Casadei. Perché il ingegner Casadei, e per lui la banca di credito operativo Romagna Est, ha fatto un grande dono a Savignano in questa festa di Natale. Credo che un migliore augurio alla città di Savignano la banca non potesse fare. Gliene siamo grati, soprattutto siamo anche grati perché, oltre ad aver fatto questo dono alla città di Savignano, egli ha fatto un dono molto particolare all'Accademia, volendo venire a presentare il libro in questa nostra sede e facendo vivere all'Accademia un'altra grande pagina di storia e di cultura. A tutti voi buon Natale e buone feste.